9 persone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. In questo nuovo video vorrei parlare di un nuovo caso criminale. Molti si riferiscono a lui come l'assassino di Twitter, protagonista Takahiro Shiraishi, che è anche conosciuto con il nome di Twitter Killer. Anche il caso di oggi tratta di un caso che è successo in Giappone, che è stato il luogo appunto dove questo Takahiro Shiraishi ha commesso questi crimini. È davvero interessante come questo caso si sia sviluppato su Twitter e come questo assassino abbia trovato le proprie vittime proprio attraverso questa piattaforma. Una cosa che comunque mi spaventa molto di questo caso è il fatto che comunque spesso quando si pensa comunque alla tecnologia si pensa a qualcosa che comunque ora è molto controllata e l'idea che ci sia un killer su internet che riesca a cercare le proprie vittime, persone magari che stanno attraversando un periodo difficile, è davvero spaventoso pensare come ancora non si riesca a evitare che queste cose succedano in piattaforme che tutti possono usare come quella di Twitter. Twitter è una piattaforma che ogni secondo riceve migliaia e migliaia di tweet e riuscire a controllarli tutti deve essere veramente difficile. E in questo caso, ovviamente, ci sono persone malintenzionate come questo assassino che è riuscito appunto a trovare queste persone in difficoltà e usarle per i suoi scopi. La cosa interessante di questo Takahiro è che, come molti altri assassini, anche lui è le persone che lo conoscevano da piccolo dicevano che era un ragazzino tranquillo, educato, sempre gentile. Uno dei suoi vecchi amici lo definiva come un ragazzo piuttosto socievole che aveva molti amici, anche se era piuttosto taciturno. Tutte le persone, appunto, che ne parlavano dicevano che comunque sono rimaste abbastanza sotto shock nello scoprire quello che poi avrebbe fatto di lì a poco quando sarebbe cresciuto. Sembra incredibile che ogni volta che parliamo di un assassino, tutte le volte che la gente lo ricorda, dice che da piccolo era un ragazzo come tanti altri, tranquillo, il che è molto spaventoso pensare che comunque ci siano delle persone intorno a noi che potrebbero essere dei killer. Anche se quando era giovane c'era stato un atteggiamento che poteva essere vagamente sospetto. Infatti lui e un suo amico da piccolo si divertivano a strozzarsi l'un l'altro fino a quasi arrivare al punto di svenire e rimanere soffocati. Non so se questa è una pratica comune di molti ragazzetti, però insomma a me non era mai capitato di avere questo come hobby, cioè di strozzare i miei amici. Però non lo so, ditemi voi se magari qualcuno nei commenti conosce ragazzi che lo praticano questo hobby o lo ha praticato da piccolo. Non siamo qui per giudicare nessuno. Oddio, forse un po' sì. Una volta che si è diplomato, questo Takahiro ha iniziato a lavorare a Kabukicho nel circolo comunque della prostituzione, nel famoso quartiere di Kabukicho. Magari qua vi metto qualche immagine mentre parlo, che così vedete un po' l'area in cui lui lavorava per farvi un'idea del luogo se qualcuno di voi non è mai stato a Kabukicho. Questo distretto lavorava come scout e cercava di far arrivare comunque delle donne per lavorare in questi locali. E tra l'altro la cosa interessante è che le trovava proprio attraverso Twitter. Tuttavia è stato poi catturato nel febbraio del 2017, è stato messo in galera per azioni illecite appunto nel commercio del sesso. Allora ragazzi, io non è che usi tantissimo Twitter, però è interessante. Tra l'altro l'ho anche messo bloccato per tutto quello che è successo, sapete, in passato con la cancel culture, eccetera, un po' di cavolate. Quindi diciamo che non lo apro praticamente mai, magari una volta a settimana, giusto per vedere se mi ha scritto qualcuno dei miei contatti, perché molti giapponesi lo usano, però è interessante come ci siano questi scout che vanno a trovare prostitute e le cercano proprio su Twitter, cioè si parla comunque di 3-4 anni fa, non di ere geologiche fa, quindi è possibile presumere che questa pratica vada avanti tutt'oggi. Questo Shiraishi, dopo questo fatto, si è ritrovato comunque senza lavoro e ha continuato a utilizzare Twitter per scopi molto molto più loschi. Si era messo a cercare delle persone che già volevano suicidarsi e cercava di adescarle appunto lì su Twitter. Shiraishi aveva ben 5 account diversi, uno dei quali era Hanging Pro, che tradotto sarebbe l'impiccatore professionista. È stato poi rivelato durante il processo che lui se ne usciva con frasi come: "Non è difficile impiccarsi", oppure "se non lo puoi fare da sola lo farò io per te". Shiraishi tra l'altro durante il processo ha detto che era facile per lui adescare comunque queste persone, sfruttare le loro paure, le loro preoccupazioni o i loro drammi
per riuscire a manipolarle nel fare quello che lui voleva. Tra l'altro lui, quando adescava queste persone, diceva che le avrebbe aiutate ad uccidersi e poi si sarebbe ucciso a sua volta. Questo era un modo con cui lui adescava queste persone. Con una di loro, Shiraishi si inventò che era un leader spirituale. Questo mi ricorda un po' la setta di Ammu, che se non ve la ricordate il video qui. In ogni caso le sue vittime erano di un range tra i 15 e i 26 anni ed erano tutte ragazze, con l'eccezione di un maschio, che però era il ragazzo di una di queste che cercava comunque di rintracciarlo in qualche modo. Shiraishi incontrava le sue vittime nella stazione vicino a casa sua e poi le escortava fino a casa sua. Una volta giunti a casa, dava alle sue vittime dei tranquillanti, dei sonniferi e poi le violentava. Dopodiché le uccise e questa carne la buttava via con la sua spazzatura. Durante il processo lui ammise che questa pratica di togliere la carne dalle ossa la utilizzava per cercare di nascondere le prove, quindi praticamente buttava via le carni con la spazzatura e i vari organi, mentre le ossa le teneva in casa. Cioè, non ho capito perché non si è disfatto anche delle ossa, magari bruciandolo, non lo so come si potrebbe disfare delle ossa, però mi sembra stupido tenere le ossa in casa. In ogni caso, lui faceva così. Nella sua follia omicida, Shiraishi uccise ben 9 persone, tra agosto e ottobre del 2017. Questo è stato scoperto mentre la polizia stava indagando sulla scomparsa di una 23enne e condussero appunto queste indagini anche attraverso Twitter. Questa ragazza aveva, prima di sparire, postato sul suo account che voleva togliersi la vita, scrivendo queste parole: sto cercando qualcuno che vuole morire con me. Il fratello fece il login nel suo account e scoprì che c'erano delle conversazioni con un altro utente, che era poi il nostro assassino, piuttosto sospette. Il fratello riuscì a mettersi in contatto comunque con questo Shiraishi sotto mentite spoglie e in più avvisò la polizia di quello che avrebbe tentato di fare, utilizzando l'account di una ragazza, la quale finse di voler incontrare questo Shiraishi nella sua stazione ferroviaria. Praticamente la ragazza si è presentata a questo appuntamento, è andata con questo uomo verso casa sua mentre la polizia li stava seguendo, così scoprirono dove abitava. Una volta entrati in casa, la polizia bussò alla porta e notarono subito, appena entrarono, una borsa che apparteneva alla vittima che stavano cercando, a quella 23enne di cui stavano svolgendo delle indagini. La polizia chiese all'uomo dove fosse la proprietaria di quella borsa e lui rispose: è lì dentro nel frigorifero. Shiraishi disse alla polizia che aveva ucciso la sua vittima subito dopo essersi trasferito nel suo appartamento il 22 agosto del 2017. Disse che passò 3 giorni a smembrare il suo corpo e poi uccise il suo ragazzo quando era venuto a cercarla. La polizia trovò anche 9 teste di 9 vittime diverse nascoste comunque in cassette degli attrezzi e nel frigorifero. Furono trovati ben 240 ossa. Avete capito bene? 9 teste e 240 ossa nel suo appartamento. Penso che stesse in una casa piuttosto grande, considerando comunque gli standard di Tokyo. Prima di essere stato incriminato comunque nel 2018, Shiraishi è stato sottoposto a ben 5 mesi di test psichiatrici. Infine comunque si concluse che Shiraishi era comunque mentalmente stabile. Molti volevano che questo Shiraishi venisse subito condannato a morte, tuttavia il suo difensore, il suo avvocato difensore, propose che venisse accusato solamente di omicidio ma con consenso, dal momento che queste vittime volevano già togliersi la vita. Durante il processo comunque Shiraishi fornì il proprio resoconto sulla vicenda, dicendo che non ha ucciso le sue vittime con il loro consenso e tra l'altro ha detto che ha ucciso addirittura una di queste ragazze mentre stava dormendo e un'altra mentre aveva detto che voleva uscire a mangiare. Ha anche ammesso che aveva comunque ingannato queste ragazze, dicendo che lui non aveva mai avuto interesse nel suicidarsi e che disse ciò alle sue vittime per convincerle a permettergli di ucciderle. Durante delle interviste comunque lui disse che questo processo stava andando avanti per troppo a lungo e che era giusto contento di ricevere la pena di morte. Infine comunque il giudice emise la sua sentenza, dicendo che questo Shiraishi aveva premeditato questi omicidi e gli diede la pena di morte. Devo dire che c'è stato uno shock generale per quanto riguarda diciamo la società giapponese quando è successo questo fatto. Io mi ricordo benissimo il 2017 quando era successo, veramente Twitter era impazzito. Shiraishi comunque ha detto che è dispiaciuto solamente per il fatto che è stato colto in flagrante. Se non fosse stato arrestato lo starebbe ancora facendo.
Madonna, questa storia fa davvero rabbrividire. Il 15 dicembre del 2020, quindi pochi mesi fa in realtà, all'età di 30 anni, Shiraishi ha ricevuto la sentenza di pena di morte. E tra l'altro in Giappone, non so se lo sapete, ma le pene di morte si svolgono attraverso impiccagione, quindi verrà impiccato. Non tutti i genitori erano d'accordo, c'erano alcuni di loro che dicevano che comunque, siccome questo Shiraishi voleva la pena di morte, sarebbe stato più giusto non dargliela. Io non lo so ragazzi, che cosa ne dite? Secondo voi vi sembra giusto che questo Shiraishi abbia ricevuto la pena di morte, che era quello che volevo, o sarebbe stato più giusto appunto fargli, virgolette, un torto e dargli un ergastolo tenendolo in prigione, in galera, fino alla fine dei suoi giorni? Tra l'altro ragazzi, vabbè, giusto per mettere la ciliegina sulla torta, Shiraishi tra l'altro di recente ha anche detto che vorrebbe incontrare una ragazza normale adesso e mettere su, cioè non mettere su una famiglia, però potersi sposare mentre è in prigione. Io ragazzi non so che dire. Ragazzi, questo caso non lo so, però è particolarmente complicato, ci sarebbe molto molto da dire, infatti vorrei affrontare un pochino di più magari la situazione comunque delle nuove tecnologie e quello che comunque si nasconde attraverso, diciamo, questi social, e quanto secondo voi è la responsabilità comunque dei social media, quanto dovrebbero prendersene quando succedono casi come questi. Io vorrei sentire la vostra opinione. Io vi saluto e mi raccomando, state attenti.